le attrezzature, le mascherine, cioè, stanno arrivando in Sicilia, questo è l'altro grande tema. L'altra grande epidemia è appunto la mancanza di dispositivi. Guardi cosa è arrivato da Roma. Questo è un panno che di solito si usa con un po' di detersivo per pulire il tavolo. Non può essere una mascherina. No. Non si può andare in guerra con le fionde. Non è possibile. E la gente cerca in ogni parte della Sicilia, mi chiamano i sindaci, mi chiamano i medici, ma mandateci le mascherine. Non sanno che anche noi aspettiamo i dispositivi da Roma. Credo, non voglio polemizzare per carità, ma siamo arrivati al punto Guardi, di non Presidente, io ritorno. ieri ho capito che dalla Protezione Civile stanno facendo dei grandissimi acquisti, se ho capito bene, Andava milioni di fatto pezzi. prima, andava fatto Lo so. prima, ai primi di marzo bisognava requisire due, tre aziende, collocare un dirigente dello Stato e dire voi da domani producete questo tipo di prodotto. Si fa così quando si è in guerra. Non si cerca il mercato, Consip, si fa la gara. È chiaro che in una condizione straordinaria si agisce con provvedimenti straordinari. Scusate, ma la quinta, la sesta forza economica del mondo non può pensare di partecipare a una gara internazionale per avere le mascherine e poi far arrivare queste cose. Non è possibile, Allora, non si può Presidente, lavorare noi così. registriamo la sua denuncia, naturalmente capiamo benissimo anche la sua rabbia. Detto questo, purtroppo dobbiamo stare tutti alla stessa parte, Presidente, è un momento in cui Sì, ma dobbiamo per carità, risolvere i io non problemi. Quindi, polemizzo. noi Non segnaliamo che la polemizzo. Sicilia su questo ha un problema abnorme, quelle mascherine lì, sono molto d'accordo con il Presidente Musumeci, non vanno bene. Ripetiamo a chi sta lavorando alacremente in Protezione Civile, il commissario Arcuri, Borrelli, di insomma, fare molto molto presto, molto molto presto Noi e... per conto nostro ci stiamo attrezzando, signora, glielo confesso. In Sicilia abbiamo fatto appello ad alcune aziende affinché possano convertire la produzione e dedicarsi ai camici monouso, alle mascherine. Qualcuno sembra avere già risposto. Noi ieri sera abbiamo in giunta deliberato alcuni milioni di euro. Insomma, è assurdo che siamo tornati all'autarchia. Ecco, dobbiamo ognuno organizzarci con i nostri mezzi Sì, e questo non è consentito, lo dico. ha Senza ragione. polemica, ma lo Detto dico questo, anche con grande Presidente, le voglio realismo. anche dire che all'estero si sono comportati molto male con noi. Io ho raccontato in quella Certo, trasmissione dei certo. casi incredibili di materiali italiani già comprati, già pagati, bloccati in altri luoghi. Addirittura in Romania è stato un caso pazzesco. Sono arrivati i russi col cash e hanno preso le nostre mascherine e portarle in Russia. Cose che mi hanno veramente fatto rabbrividire, perché l'egoismo dei vari È una paesi è vergogna, così stupido l'Europa e non c'è, miope in cara questo signora. momento. Io non ci posso credere. L'Europa non c'è, l'Europa non c'è, l'Europa è cinica, l'Europa si gira dall'altra parte, è individualista, è egoista. Era una grande occasione per l'Europa per dimostrare di essere un'idea prima ancora che una lobby. E purtroppo ha dimostrato di essere ancora lobby e non idea. Questa è la vera verità, purtroppo. Allora, grazie, grazie Presidente Musumeci. Grazie Io devo a voi. a prestissimo, in Saluto bocca al anche il lupo direttore davvero a lei Minzolini e ai suoi e tutti gli cittadini. ospiti.